La Rosetana espugna il Francesco Pallozzi di Sulmona con le armi del carattere e della determinazione e porta a casa 3 punti più che meritati. Pasciullo schiera i suoi con il classico 4-4-2, con Nunziato e Albertazzi terminali offensivi. 4-1-4-1 invece per Bizzarri, con Mattucci davanti alla difesa e Ferrandina unica punta. Gli ospiti partono con il piede sull'acceleratore e già dopo 25 secondi è Marinozzi che si vede respingere il suo destro dal palo. Poi è Ferrandina che nell'arco di 4 minuti si vede annullare per offside 2 volte il vantaggio. In entrambe le circostanze gli azzurri non protestano. Lo stesso Ferrandina ci riprova poco dopo, ma De Torre è bravo a distendersi e smanacciare la sfera. Al 23esimo si vede per la prima volta il San Nicola in avanti, con l'incornata di Nunziato, facile preda di Merletti. 31esimo, terrificante destro di Triboletti da piazzato. La sfera incoccia sotto il linea traverso e tocca terra. Oltre la linea per i rosetani che invocano a gran voce il gol. Cesarone di Pesaro si consulta con il primo assistente Cassisa dell'Aquila che dà ragione ai sulmonesi. Nel finale di tempo si rivedono i padroni di casa in avanti, prima con la battuta da fuori di Lamura e proprio in chiusura passano. Nunziato innesca Puglia che viene toccato in aria da Triboletti. Rigore per il direttore di gara, nonostante le proteste ospiti. E lo stesso Puglia dal dischetto spiazza Merletti e porta in vantaggio i suoi. Ad inizio ripresa Bizzarri toglie Pelanera e Berardocco ed inserisce Ricci e Ragnoli affiancando quest'ultimo a Ferrandini davanti ed il copione è sempre lo stesso. La Rosetana fa la partita ma il terreno di gioco reso viscido dalla leggera pioggia e l'attenta difesa dei sulmonesi complica e non poco il compito dei rosetani che cercano la rimonta. Al 28esimo sono pericolosi i padroni di casa con la sventola da fuori di Lamura che l'estremo rosetano alza in angolo. Occasione per il pareggio ospite al 31esimo. Ferrandina anticipa De Torre in uscita e allarga per Ragnoli, il quale viene però chiuso dal recupero della difesa di casa. È il prologo all'1-1, che arriva 2 minuti dopo per merito di Ferrandina, il quale mette a segno il suo 12esimo gol in campionato. Gli uomini di Bizzarri credono nel sorpasso, ma vengono fermati dal direttore di gara che non concede il vantaggio ai rosetani al 37esimo. Protestano gli azzurri, ma dal susseguente piazzato vanno comunque a segno con Di Nicola, destro potente e preciso che sorprende De Torre sul palo di competenza. La partita finisce praticamente qui, con gli ospiti che si limitano a controllare gli ultimi minuti di gara, senza correre rischi di sorta. Nel dopogara, la soddisfazione di Bizzarri si contrappone alla delusione di Pasciullo. I ragazzi sono stati bravi a non disunirsi, abbiamo cambiato qualcosina nel secondo tempo, siamo stati più brillanti davanti, abbiamo creato di più. Io credo che la vittoria sia ineccepibile. Dispiace per i tifosi del Sulmona perché volevamo fare questa vittoria, ci credevamo ancora nel raggiungere magari direttamente le ultime 3 partite, le volevamo fare meglio sicuramente, non siamo riusciti nell'intento. Adesso vediamo un po' cosa succede e niente, dobbiamo lottare, non dobbiamo demoralizzarci anche se è difficile.